Professore, stavo guardando i messaggi diretti ai giovani, sono quelli che forse funzionano e vengono percepiti meglio. Sì, perché i ragazzi hanno bisogno di quella, di quell'essere diretti che oggi è necessario, perché la comunicazione è cambiata, è molto cambiata, anche grazie alla rete, cioè chi apre i canali YouTube da anni, voglio dire, parla guardando direttamente la telecamera, e questa cosa ti fa capire che anche tu che fai scuola, quell'essere diretto, che tu sia rigoroso, che non importa, quell'autorevolezza anche, è la cosa che salva un insegnante, perché un insegnante bravo, che fa lezione, è rigoroso ed è autorevole, è seguito, punto e basta. Mi ha colpito una cosa particolare, parliamo tanto di intelligenza artificiale, sì. Forse bisogna partire dal metodo. Sì, esatto, l'ho detto prima, cioè continuare a rincorrere una scuola che vuole finanziare il mondo del digitale significa continuare a non puntare su chi la scuola la fa, e sono i professori, sono i docenti. Io vorrei finanziamenti che vadano a finire direttamente ai docenti, che li aiutino pagati ad essere formati e a diventare persone che poi possano spendere quella formazione e quel know-how direttamente a scuola. Allora stiamo investendo sul motore della scuola, che sono proprio i prof.